la seguente matrice A, 1, 3, 2, 0, 1, 0, 0, 2, 1, si calcoli, si determini l'esponenziale di matrice. La matrice esponenziale è elevato a per t. Stesso discorso dei precedenti due video, ma questa volta avremo che n è 3, cioè avremo che la matrice A, probabilmente non diagonalizzabile, è una matrice 3x3. Come al solito, prima cosa, calcoliamo gli autovalori, quindi calcoliamo il polinomio caratteristico, che vi ricordo è indicato con questo simbolo. Determinante di diagonale lambda i, ed sarà 1 meno lambda 3, 2, ve lo leggo per righe, 0, 1 meno lambda 0, 0, 2, nuovamente 1 meno lambda. Applicherei il primo teorema di Laplace, direi alla prima colonna, quindi questo sicuramente è pari a 1 meno lambda, che moltiplica il determinante ottenuto cancellando la colonna e la riga occupati da quel elemento 1 meno lambda, quindi 1 meno lambda 0 è 2. 1 meno lambda, ma molto facilmente si trova che, visto che 0 per 2 è 0, quindi il prodotto degli elementi che compongono, componenti, la diagonale secondaria è 0, abbiamo un 1 meno lambda che moltiplica 1 meno lambda per 1 meno lambda, quindi 1 meno lambda per 1 meno lambda per 1 meno lambda è un 1 meno lambda al cubo. Quindi il polinomio caratteristico, lo scrivo qui, è 1 meno lambda elevato al cubo. Ponendolo pari a 0, quindi scrivendo l'espressione dell'equazione caratteristica, si trova che le sue soluzioni sono lambda uguale 1, ma lambda 1, 2, 3 uguale 1, quindi questa volta la molteplicità algebrica dell'autovalore reale, lambda uguale 1, vale 3. Quindi lambda 1, 2, 3 uguale a 1. Anche qui non c'è bisogno di calcolarci gli autovettori, ma andiamo a fare un po' di prodotti righe per colonne. Calcoliamo questo, abbiamo che D sarà, quindi, lo scriviamo qua, D lo scriviamo dopo, D è chiaramente A alla T, 0, 0, 0 è alla T, 0, 0, 0 è alla T. I con 3 è sempre 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, matrice di identità, da moltiplicare per t la matrice n. Dunque n, dobbiamo anche sapere chi è l'indice di nilpotenza, che immaginiamo sia questa volta n sia nilpotente di ordine 3, perché n, in questo caso lo ricordo, è il determinante di a meno i, che vuol dire, vediamo chi è n sarà 0, 3, 2, no? 0, 0, 0, 0, 2, 0. Pratica, se avete scritto come determinante il polinomio caratteristico, che è 1 meno lambda 3, 2, 0, 1 meno lambda 0, 0, 2, 1, 1 meno lambda, sostituendo a lambda il valore 1, ci verrà così. Andiamo a moltiplicare, andiamo a calcolare n quadro. N quadro chi è? N quadro è ovviamente 0, 3, 2, 0, 0, 0, 0, 2, 0 per la stessa cosa, quindi 0, 3, 2, 0, 0, 0, 0, 2, 0. Vediamo un po'. Potrebbe essere anche nilpotente di ordine 2, vediamo, non lo so. Allora, 0 per 0, 0, 3 per 0, 0, 2 per 0, 0. 0 è il primo elemento che compone questa matrice 3 per 3. 0 per 3, 0, 3 per 0, 0. Abbiamo 4 però, eh? No? Mi torna? 0 per 2 è 0, 3 per 0 è 2 per 0 è 0, 0, 4 è 0, no? Questa riga l'abbiamo moltiplicata per dire tre colonne, poi sicuramente qui abbiamo 0 per 0 è 0, qui abbiamo 0, 0, 0 perché è ovvio, abbiamo 3 zeri lì, poi abbiamo 0 per 0 è 0, 2 per 0 è 0, abbiamo ancora 0, 0 per 3 è 0, 2 per 0 è 0, 2 per 2 è 0 ancora 0, 0 per 2 è 0, 2 per 0 è 0 ancora 0, non è ancora, vedete, non è ancora nilpotente è n cubo, come vi dicevo, n cubo sarà ovviamente, facciamo i conti mettendoci qui la stessa, quindi 0, 4, 0, ovviamente no, chiedo scusa, se n quadro per n, non è altro che questa n è 0, 3, 2, 0, 0, 0, 0, 2, 0, e quindi qui effettivamente vi confermo come qui non ci sia quel 4, 0 per 0 è 0, 0 per 3 4 per 0 per 2 è 0, tutto quanto 0, quindi effettivamente n cubo è 0 0 0 0 0 0 0 0 0, è nilpotente, questa volta di ordine 3, quindi dovremmo scrivere che è elevato a per t, va bene? Quindi teniamoci a mente chi è n, chiamoci qui chi è n quadro, cancello n quadro, quindi è, se
Non ho sbagliato, non credo. 040 000000. Vedete, n cubo è tutto quanto zeri, è n potente di ordine 3 questa volta, no? Quindi, ce l'abbiamo qua. Qua è il suo prodotto. Attenzione che c'è un 2 sotto, quindi abbiamo un elevato a per t, questa cosa sarà, chiamo la formula, di elevato t 0,0,0 e elevato t 0,0,0 elevato t, che moltiplica una somma fra tre matrici, che sono là. I con 3 è, abbiamo detto, ma solito 1,0,0,0,1,0,0,0,1 più n per t sicuramente, e quindi n è questo, quindi 0, 3t, 2t, 0, 0, 0 non ci piove, 0, 2t, 0, più però ancora, allora n sarebbe n quadro su 2, perché 2 fattoriale, 3 meno 1 è 2, 2 fattoriale è 2, direttamente possiamo scrivere, sarebbe più, qua andiamo avanti, sarebbe più n quadro per un mezzo t quadro, quindi dobbiamo moltiplicare n quadro per un mezzo t quadro, ma moltiplicandola vedete che abbiamo, come n quadro è tutto quanto 0, tanto questo qua viene da 0, 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
sarebbe un 4 mezzi t quadro, quindi un 2 t quadro. Facciamo questa somma, chiudiamo la parentesi, va bene? Quindi uguale a t 0,0 quando trattasi di 3x3, ovviamente è modulo, ma questo è ancora un caso, comunque vedete, molto semplice. Poi nel prossimo video vediamo il caso di un autovalore reale distinto di un autovalore reale di molteplicità algebrica pari a 1 e i restanti due doppi di molteplicità algebrica pari a 2. Così li abbiamo visti tutti. Dunque, facciamo questa somma. Allora, 1 più 0 più 0 è 1. 0 più 3, abbiamo un 3t più 2t quadro, come secondo elemento. 0 più 2t più 0 è 2t. Direttamente 0 più 0 più 0 è 0, poi qua sicuramente è 1 perché 1 più 0 più 0 è 1, qua tutti zeri, qua nuovamente 0, 0 più 2t più 0 è un 2t, 1 più 0 più 0 è 1, eccolo qua, facciamo questo prodotto di due colonne e abbiamo finito e possiamo scrivere l'espressione, comunque anche questa è veloce, io vi consiglio caldamente di farlo così quando avete dubbi, non vi sbagliate mai. Non vi sbagliate mai. Scriviamo qua l'espressione di a elevato per t, facciamo questo prodotto, togliamo la quadra, facciamo questo prodotto righe per colonne, chi è elevato a per t? Allora scriviamo, ovviamente la matrice 3x3, allora, sicuramente il primo elemento è a t, perché è a t per 1 è a t, 0 per 0 è 0, 0 per 0, quindi è a t. Dunque, è a t per 3t più 2, più 2t quadro è un 3t più 2t quadro per a t, poi abbiamo 0 per 1 0, 0 per 2, 0 per 2t 0, quindi abbiamo un 3t più 2t quadro per a t, e poi è a t per 2t è un 2t a t, 0 per 0 è 0 per 1 0, quindi 2t a t è il terzo elemento della prima riga della matrice esponenziale, 2t a t, andiamo avanti, 0 per 1 0, è a t per 0 0, 0 per 0 0, qua sicuramente 0 rimane. 0 per 3t più 2t quadro è 0, e la t per 1 è la t, 0 per 2t è 0, quindi qua abbiamo né la t, 0 per 2t è 0, e la t per 0 è 0, 0 per 1 è 0, abbiamo un altro 0, 0 per 1 è 0, 0 per 0 è 0, e la t per 0 è 0, abbiamo 0, 0 per 3t più 2t quadro è 0, 0 per 1 è 0, abbiamo un 2t e la t qua sotto, no, sì invece. Ripeto, questo è 0, 0 per questo è 0, 0 per questo è 0, e la t per 2t è tutti la t, infine 0 per 2t è 0, 0 per 0 è 0, e la t per 1 è 1 e la t. Eccola la matrice esponenziale, l'abbiamo calcolata.